Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate quando tempo fa vi parlai della tavola Ouija? Realizzai ben due video su questo argomento. Uno in cui parlavo della tavola per sommi capi e vi raccontai anche tre storie che la vedevano direttamente protagonista. E un altro riguardante il caso della Calle Cañitas, che scatenò una vera e propria tragedia in Messico. Se volete vederli di nuovo oppure volete rinfrescarvi la memoria, vi lascio il link sia in descrizione che nella scheda qui sopra. La ragazza vittima della tavola e protagonista della storia è Stefania Gutierrez Lazzaro, una giovane ragazza che fece una seduta spiritica con la tavola Ouija, appunto, al fine di contattare il suo fidanzato morto da poco. Ovviamente l'esito fu fatale sia per lei che per la famiglia. Vediamo insieme la sua storia. Ci troviamo a Vallecas, in Spagna, nel 1990. E Stefania Gutierrez Lazzaro è una studentessa di 18 anni che ha da poco perso il suo fidanzato in un incidente motociclistico. E Stefania non si diede mai pace per questa perdita e un giorno, insieme alla sua amica, decise di contattare il suo ragazzo defunto usando il metodo che tutti noi conosciamo, la tavola Ouija. Le due si recarono in un'aula vuota, ma poco dopo iniziata la seduta vennero scoperte dall'insegnante, la quale interruppe in maniera brusca la seduta spiritica, che sappiamo bene che è una cosa da non fare mai, e decide di cacciarle entrambe dall'aula e rompe la tavola. Da quel semplice gesto di rompere la tavola iniziò una serie interminabile di eventi inquietanti e bizzarri, e Stefania iniziò ad avere delle forti convulsioni e stati alterati di coscienza, durante le quali riteneva di vedere un gruppo di persone alte, filiformi, fameliche e con dita lunghe muoversi nelle tenebre della stanza e sentiva addirittura delle voci che la chiamavano per nome, dicendo: "Vieni da noi". Tutti i membri della sua famiglia udivano indistintamente dei rumori molto sospetti, come battiti di piedi nel bel mezzo della notte o strani suoni a qualsiasi ora del giorno. Anche loro si accorsero che l'aria in casa si era fatta piuttosto pesante. E avevano la continua sensazione di essere osservati dalle fessure delle porte e sembrava quasi di vedere qualcuno muoversi nell'oscurità. Durante i mesi successivi la situazione peggiorò e Stefania non stava mai bene e decise di visitare diversi centri di salute, ma nessun medico riuscì a fare una diagnosi precisa della sua malattia. Questa ragazza, ormai logorata fisicamente e mentalmente, entra in uno stato di coma e viene ricoverata all'ospedale il 14 agosto del 1991, dove poco dopo ci morirà in circostanze molto strane. Con la morte di Estefania, gli eventi non diminuirono, anzi, aumentarono di intensità. L'intera casa sembra essere posseduta e la famiglia Gutierrez inizia a subire sulla propria pelle un vero e proprio incubo da film dell'orrore. Le porte si aprivano e chiudevano. I crocifissi venivano staccati dalle pareti con estrema violenza, si sentivano voci nella notte e le presenze e le ombre si facevano sempre più invadenti e minacciose. Molto spesso i familiari di Estefania si svegliavano con i muri graffiati e mobili spostati, ma non di qualche centimetro, ma di molti metri. Una notte in particolare, questi fenomeni sono talmente violenti che i Gutierrez decidono di chiamare la polizia. Alle 2:30 di notte, tutta la famiglia era fuori di casa, nel mezzo della strada, ad aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Quando i poliziotti entrarono in casa, furono travolti da una serie di eventi paranormali, tutti ben documentati nel rapporto fatto in caserma. La temperatura all'interno della casa era bassissima, l'ambiente gelava il sangue. Gli uomini della polizia videro crocifissi ruotare, quadri muoversi, segni piuttosto evidenti di graffi sui muri, ma soprattutto una presenza oscura molto molto alta in corridoio. I poliziotti non riuscirono a stare neanche un minuto di più all'interno di quella casa e uscirono terrorizzati da tale visioni. Infine, l'evento che fece veramente rabbrividire la famiglia di Estefania fu ciò che videro la mattina dopo. Una delle foto di Estefania, che si trovava in sala, era stata scaraventata a terra. E la parte interna era stata bruciata. Probabilmente Estefania non aveva mai lasciato la sua casa. Adesso, come sempre, la parola spetta a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Vi
È possibile che fosse Stefania o che fosse l'entità che aveva attirato tramite la tavola? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina. In questo modo non vi perderete nessun video che caricherò. E condividete anche il video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima!